sento che mi sono anche divertito. Mi sono divertito perché ho trovato alcuni spunti sui quali c'era anche da ridere, come quando ho parlato dei cani che avevo in campagna. E ho detto a un certo punto che io a questi cani praticamente non lasciavo di fatto nessuna libertà. I cani non potevano uscire dalla campagna, erano tutti maschi e non potevano trovare le femmine, perché io non lasciavo uscire. Se volevano, se si avvicinavano troppo al muro di cinta, io li sgridavo. Se mi volevano accarezzare, io non lasciavo che mi accarezzassero, a meno che non fossi vestito da lavoro. Quando li accarezzavo, non li accarezzavo mai con le mani, ma con i piedi, per non sporcarmi le mani. Dicevo, ma questi cani, allora qualcuno dirà che questi cani sono tenuti schiavi, ma il Zuppellino tiene i suoi cani schiavi. Ho detto, no, i miei cani sono contenti. Quando io arrivo in campagna, vengono subito a farmi le feste i cani, quindi vuol dire che li tratto bene. Gli do da mangiare un giorno sì, un giorno no. Gli do un pezzo di carne congelata, io la faccio a pezzi con la scure e loro mangiano e sono contenti. E a volte riescono a beccare qualche cornacchia e la mangiano e sono contenti. E poi io ho lasciato in fondo, io ho lasciato a loro una cosa straordinaria. Ho lasciato l'identità culturale ai miei cani. Hanno sempre la pelliccia e io non dico nulla, vanno sempre scalzi come vogliono loro. Ululano e abbaiano come facevano 3.000 anni or sono gli antenati. Quindi, scusate, c'è gente che fa manifestazioni per l'identità culturale, per usare la propria lingua. Io invece, vedete che i miei cani cosa gli do? Gli do tutto. L'unica cosa è che non possono uscire, è pazienza. D'altronde, se gli dessi da mangiare tutti i giorni, potrebbe venire anche la cellulite. Se li lascio andare con le cagne fuori, chissà cosa succede. Ne mettono incinta qualcuno e poi vogliono che io mi allevi anche i cuccioli. Insomma, io faccio il possibile perché abbia una vita controllata, con l'identità culturale che meritano, e basta. Tutti parlano bene di me, non solo dove abito io in campagna, ma anche vicino a Tissi, anche a Sassari parlano bene di me, per come tratto i cani, per cui, ecco, scrivendo quello mi sono divertito molto. Però ci sono i problemi più profondi, perché un uomo che è arrivato quasi a 80 anni scrive un libro su queste cose? Perché un uomo che ha già avuto rogne se ne vuole cercare delle altre? Beh, la ragione è semplicissima, e io lo dico nel sottotitolo, si tratta di un cammino verso la dignità. Io non sono contento di vivere in questa Sardegna. Ma perché non sono contento? Non sono contento per il fatto che nelle cose veramente importanti noi non possiamo decidere nulla. Se io, per esempio, dico io, per dire la nostra classe politica, ammettiamo che fosse una classe politica fatta di persone serie, non di onorevoli, ma ammettiamo che fossero persone serie, volessero a un certo punto legiferare perché crescesse in Sardegna una classe imprenditoriale solida, cosa di cui abbiamo un estremo bisogno, io non posso legiferare, perché certe scelte se le arroga lo Stato. Non mi lascia legiferare come, non ci lascerebbe legiferare come vogliamo noi. Facciamo un esempio. Allora, la tassazione che incide attualmente in Italia è sul 53%. Ma se tu metti una tassazione così alta a un piccolissimo microimprenditore sardo che si avrà due dipendenti, quello, se arriva così a fine mese, è troppo. Se appena appena si indebita con la banca, rischia al 99,99% di fallire, come molti sono falliti. Per poche decine di migliaia di euro molti sono falliti. Allora, nell'ipotesi che la Sardegna fosse uno Stato indipendente, io troverei corretto fare determinate scelte di tipo economico e, per favorire lo sviluppo di una classe imprenditoriale, io li tasserei con molta prudenza, non li tasserei molto molto molto. Facciamo un'ipotesi, mettiamo che fossero tassati al 30%, mentre adesso sono oltre il 50%. Beh, sicuramente questo consentirebbe di accumulare un po' di liquidità. Nessuna azienda può sviluppare se non accumula un po' di liquidità. La liquidità è fondamentale in un'azienda, perché non basta sopravvivere, bisogna crescere. E per crescere ci vogliono liquidi, bisogna introdurre innovazioni tecnologiche, bisogna informarsi sui mercati, ci vuole tutta una serie di cose senza le quali l'azienda non può crescere. Tenete conto anche di un'altra cosa, noi sardi siamo abituati a crederci dei signori,
quando oltre ad arrivare a fine mese riusciamo a fare ogni tanto una seminata, così si chiama, con gli amici. Ma questo non è vivere, questo è a malapena sopravvivere così. Noi dobbiamo far sì che i nostri imprenditori facciano venire del denaro dall'esterno, non soltanto dal mercato interno sardo, perché soltanto un mercato estero può consentirci di fare una certa accumulazione di capitale, di soldi liquidi. Come si fa a far entrare dei soldi da un mercato esterno alla Sardegna? Beh, qualcosa sta entrando, per esempio, con i prodotti della cosetta, qualche cosetta, poca roba, dall'artigianato sardo, qualcosa dall'agricoltura e pastorizia sarda, ma poca roba. Sono prodotti di nicchia, entrano poco denaro straniero. Noi però abbiamo un buon numero adesso, per esempio, di medici, abbiamo un buon numero di ingegneri, abbiamo un buon numero di architetti. Che cosa vuole il mercato estero? Vuole innovazioni, innovazioni. Perché i nostri cervelli, e ce ne sono i cervelli diciamo di valore, perché non li mettiamo a lavorare in un istituto tecnologico per risolvere alcuni problemi e poi le nostre invenzioni le vendiamo all'estero? Si fa soldi, solo così si fanno i soldi oggi.